Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la nona puntata della serie Pushki Pushki. Oggi sono in compagnia di Buldir. Ciao a tutti. E poi qua a fianco a noi abbiamo anche Ioani che sta finendo di imballare. Ciao a tutti. Bene, allora ragazzi, qua non manca molto. Come vedete, questo è l'ultimo campo di erba, però questa è un'erba vecchia, non rende molto, mi ha detto anche Giovanni, rispetto ad altri campi, diciamo, abbiamo fatto anche poche balle, quindi bisognerebbe ararla, concimarla per bene e dopo se riseminare l'erba, allora lì sì che possiamo poi avere un ottimo raccolto. Sto ranghinatore qua, veramente tanti di quei cigli che ho quasi finito anche il gasolio sul Maior qua, quindi abbiamo 9 litri, spero di riuscire a terminare il campo e arrivare anche dal benzinaio Ah, avevo fatto il pieno. in Ah no, tempo. mi sono dimenticato di farglielo. Ops. Ah, adesso è. Il tè consuma, poi è migrato a fare il pieno. Ah, il trattore consuma perché sei seduto sopra. Capito? Quindi è uno sforzo maggiore e consuma ancora di più. Chi è che ha voluto usare il Dai, Major vai con a le piedi a falciatrici? casa, vai a prendere un altro trattore che dobbiamo prendere il carrellone e iniziare a caricare tutte le bale che dobbiamo portarle a casa. Dai, che abbiamo tanto di quella roba da fare. Comunque ragazzi, ho provato anche a fare una mega marea, quindi mucchiarla tutta l'una con l'altra. Però purtroppo questo ranghinatore qua, diciamo, mi ha fatto sparire erba, ecco, in poche parole, quindi non fatelo, se pensate di guadagnarci, in realtà ci perdete. Io faccio due passate così devo mucchiare un po' una e un po' l'altra, perché altrimenti guarda, figli mi fai bye, tanto per ammucchiare un po' di roba e avere più da imballare con una passata, sennò Giovanni qua vi è matto a correre a su e giù. Però se vi mettete a spostare proprio l'andana che fate, vi toglie erba, quindi diciamo ne perdete e basta. Vabbè, vai, manca pochissimo. Gianni, guarda che andiamo in prestito il carrellone per le balle. Ok. Ha mandato Budire così eventualmente se trova Romualda. Ho mandato Buldir perché così se trova Romualda almeno, capito, se la cuca lui e non io. No, non è neanche a casa. E beh sì, se no sarebbe già venuto fuori, dato che E siamo anche qua vai. vicini. Non salvo, insomma. Però metti che torna a casa l'attimo che io Buldir. No, metto te così Basta poi le parole prendi che te e sono a posto. non mi Giustamente. trovo il rimorchio telo. No, no, vabbè, qua ormai abbiamo finito, 9 litri riusciamo a terminare e anche fare il pieno senza troppi problemi. E quindi adesso qua ci mettiamo all'opera, dopo caricatore frontale, forche, carrellone e vediamo di... innanzitutto partirei dai campi con la paglia, perché così dopo possiamo eventualmente verificare, arare, insomma possiamo coltivare il terreno e poi riseminare altre colture, magari soia che mi sembrava l'avessimo venduta, che aveva un buon prezzo intorno ai 1800 e quindi... Parlo di... Sì, mi E ricordo, sì. quindi magari dobbiamo ripristinare un attimo il quantitativo nei silos in modo da guadagnare qualche soldino in più. Bene, qui il campo è finito e quindi possiamo Andate in spegnere pace. tutto. Voilà, adesso Ioanni finisce e dopo vedremo da farci. Bene, intanto arrivo Buldir e dopo io ritorno con il trattore un po' più grande per il carrellone, perché altrimenti si coatta Ah, un io po' volevo troppo. fare di... Era quel Ma cavolo che faccio quando è io. bello pieno di palloni pesa un Ah, po' tanto. ok. Stiamo raccogliendo adesso le balle di paglia. Adesso qua, vuol dire, purtroppo siamo in pochi e non abbiamo altri mezzi, se no si poteva iniziare, perché non abbiamo altri operai, no, altri mezzi.
E se no potevamo già iniziare qua con di schiera a passare il campo per poi preparare il semine della soia, che appunto è stata venduta e quindi manca ancora così. Aspetta che leghiamo, onde evitare. Adesso che la palla qua prendila da sola, andiamo sugli altri campi che mancano. Boh, fammi strada. Allora, vediamo un attimo dove sono questi campi. Ah sì, c'era uno per di là, c'era anche l'orto. Dai, se no pestiamo tutto sta la roba qua, il vicino. No, no, ma che ti prendo una bandola, se mi passi vicino ti prendo una bandola. Ti ammazzo, no, ti prendo una bandola. Oh, non è quello mio. Andiamo di fare qualche giretto. Quindi andiamo a vedere qua la zona futura dei maiali. Allora abbiamo la vasca e il concime. Saranno zone queste poi in futuro, tra un paio di puntate, diventeranno molto molto movimentate. Vabbè, dai, andiamo di accedere ai, oggi i cantoni, agli altri campi. Eccoli qua. Dai, che ci mettiamo più o meno così in mezzo, per dire, raccogliere. Anzi, perdere, sennò così va male. Tira su. Mettiti un fermo là, così riesco a spostarmi di qua di là. Bene, così siamo più o meno a metà. Dopo abbiamo l'altro campo dove spostarci. Portiamo a casa il tutto e dopo possiamo iniziare anche con le balle di fieno. Abbiamo già trovato un posticino a casa, abbiamo sgomberato qualche mezzo e dopo le vedremo di piazzarle in un luogo anche abbastanza vicino ai punti. No, fammele no, prendere. No, posso fare. Io sei il caricatore magico questo. Ciao, io c'è il forte magico. Piano, che il carrellone non è mio. Sarebbe male spostarsi. E ogni tanto mi sembra di vedere il fantasma di Ioanni, che è come adesso, che gira, che osserva, dopo un po' sparisce dall'inquadratura. Ah, allora tanto, non so neanche che sono ubriaco. Tanto per tenere sotto occhio il suo carrellone, perché sa che è in, diciamo, in mani un tantino pericoloso. Bene, proseguiamo e dopo vediamo quando arriviamo a casa è il momento di scaricare tutto. Hai vuol dire alza fuoco, se no ti tiri via i ganci. Oh, beh. Comunque vorrei sapere dove si finiva il DVD qua tutta bella oggi domanda. Guarda, ormai è mezzogiorno passato, guarda, se scopro che le andai con energina ciapa una scioppetà sulle ciape subito. Sia Lugea, che non sia possibile qua, sei da piccarti di campi, riseminar, concimar, arar, guarda, ti senza omani, neanche parole. Tanto qua vuol dire sta finendo di sistemare, ma ancora tutti i campi le fiende, le palle, le fiende da tira su, tutte le, chiamiamo così, le botole, come diceva qualcuno. Dai qua, manca 5 balloni e magia. Dopo abbiamo finito. Dai qua, avanti. Piano. Dai. Avanti ancora, un'altra mezza mattonea. Dai. Cosa c'è tutto questo casino? Sento che mi ricordo rotto scarico. Manca di questo. Sono ancora più bordeo? No, no, già sanno. Senti che... No, bisogna andare in moto da solo. Cosa cavolo? Zetto qua, no? Beh, oh Marco, gira su un attimo, ma che roba. Porca vacca, cosa senti arrivare su qua? Occhio il portone, mamma cari, il portone 9 a staia. Aspetta che tu, va? Lo sai che qua me ne fuori di nato. Devo far così. Fumerò un mono che fa. Ma è c'è, dai, ti inquini. Appena in età
quarto del capanon. Se casca anche un piccione, appena visto adesso. Guarda, piccioni che sdio casca, occhio, occhio, che vado dentro il capanon. Mamma, cari, senti i piccioni che casca. Guarda qua, che sei un piccione. Sì, ancora vivi. Siete finito, non so, tutto un po' molti mestieri a fare. Guarda qua, cosa ne dici? Ma magari dovevo vedere rimediare. Avevo un debito di molti molti anni fa con conoscente e sono da riscuoterlo, ecco. 160 cavalli. Sì. E insomma, gli ultimi? Gli ultimi, dopo il resto Perché vengono secondo me. Adesso del fumo praticamente. Che vedo qua la sua marmita, cosa che sei qua. Sì, questo un turbinator proprio pronto per Sì, una robetta c'è, tranquillo. Sì, sì, ho visto, ma proprio Euro 6 qua. E il trattore anche questo. Ah, ben. Diverniciato ora. 3, 4, 5, 6. Oh, questo qua sì che viaggiamo. Questo qua sì che si viaggia. Debito, era un debito del lavoro. Si vede che uno è andato a dare una mano molto dopo... Quando collaboravo con la mafia Poschi qua. No, ah, orco cane, proprio. Meglio non parlarne. Che no, che dopo viene su un casino. Guarda, anche già si farà sulle ruote. Guarda, pesi 1, 2, 3, 4 pesi, 50 kg in peso. Sì. Clima tutto qua dopo in regola. Oh, anche il clima, guarda che bello. No, scusa. È un quintale ogni peso. Addirittura. Quindi guarda. Sono 8 quintali. Clima tutto ben. Va bene, preparalo. Non so se te hai capito bene. Sì. Anche so, Senti che bel sound. Ancora che casca. Oggi vedete che mi sotto il cordo, qua che gli sono piccioni la coppa. Cari. Basta che ti inquini l'ambiente. Comunque preparalo, se serve ingrassare, fare il pieno Ne provo a preparare. Che abbiamo un bel po' di campi. Ma allora l'altro aratro possiamo anche. Cosa? Io direi facciamo una cosetta così, no? Siccome abbiamo qualche campo da arare di erba. Io direi facciamo magari delle arature in coppia, così andiamo via veloci. E dopo quell'altro lo vendiamo come nuovo, gli diamo una spruzzata di olio e lo diamo dentro, magari in cambio di qualcos'altro. Adesso vedremo. Magari vedremo cosa prendere, insomma. E dopo ci serve cose delle vacche, magari un smissia, sai, facciamo un cambio. Bene, dai, vai a prepararlo che io vado a caricare il fieno. Vuol dire, dai, che andiamo sul campo vicino qui a casa. Guarda, iniziamo ad accumulare un po' di roba per le nostre vacche. Bene, andiamo in moto. Porte aperte come sempre per far passare il giusto quantitativo di aria e raffrescare la cabina. Prepara Puito, Sì. No, vuol dire no. Mamma. Sarà una mano vargando. Mi ha sbrissato dentro l'acqua. Ma. Aspetta, cioè, che testiamo subito a potenza. È bagnato qua. Testiamo a potenza. Sì, l'acqua è bagnata, bravo. Vedo che hai imparato, che hai capito che l'acqua. No, aspetta, la terra arrivo a testare la potenza della macchina. È bagnata. Guarda che là c'è lavori. C'è l'unica pozza di acqua, è tutta. Ho dato del ferro per tirarlo fuori o no? Meglio deve. Ho detto a Giovanni che era male. Coso. Guarda che lavori. Vuoi un pesce di qualcosa? No, non mi serve una bisata. Aspetta, che ho una bisata non me ne serve. Guarda che rasse. Guarda che rasse del. Mamma cazzo. Spegni il motore, no? Che entra acqua. Io non capisco niente con là, secondo me. Ormai. Entra acqua nei pistoni, no? Ma lei è anfibio. Ma che anfibio? È anfibio, tu sarveo sei un anfibio. Mamma mia.
Guarda che se devo arrivare in tensione. Se vuoi lavorare così, non si può. Ma pare te, Marco, meglio che ti salda meglio il culo del trattore, potrei accamarsi. No, no, l'hai fissato correttamente. Perché su di ho fare. Sì, sì. Beh, guarda, ti puoi anche star là, sì. Sarebbe no, no, sia volta buona. No, magari già volta buona che te vedi e finivo di far danni. Ma sai che te fai danni, dai. Vediamo sta macchina se funziona o no, dai. Dai, vediamo se... Aspetta che mi inquina. Se hai la potenza necessaria. Beh, versi l'ombre perché sei pigioni dappertutto. Sì, aspetta che mi metto sotto l'alberetto qua, che magari mi... Guarda che è vero, usciamo e sentiamo. Adesso non muore anche i pesci adesso. Dai, aspetta che vuoi su mi, perché qua l'immigrato neanche qui lo fa. Ah, abbiamo di sei qua. Scavo un po' che de mano. Boh, tu dici essere che ormai. Aspetta un attimo. Ok, buona. Aspetta che vengo su. Ah, mamma cazzo. Ya fai o? Bestia, guarda che potenza. Guarda. Fanno bene. Guarda che danni, guarda che roba. Sì, ci davano anche peso. Bene, dai ragazzi, adesso qua vediamo di ripristinare eventuale, daremo una un colpo a rabufa a porta tanto per raddrizzarla e dopo proseguiamo col caricamento del fieno qua, che ne abbiamo fatto anche un bel po', abbiamo un bel po' di campi da preparare. Aspetta che do un piccolo aiuto. Sì, sì. Leggerissimo. Una toccatina dove sì, serve. Sì, l'ho detto da tranquilla. Più o meno. Ma finché non si punta. Adesso muore, bro. Vabbè, proseguiamo. Stiamo proseguendo con la raccolta del... Una piccolissima difficoltà. Sì, del fieno. Spero che scappi un po' di marge perché... Smeglio scare un po' di gambe. Gambe, fermala. Smeglio che ti scai tutto altro che... C'è te qua, pola. Il trattore ti sbrisce per te. praticamente, ragazzi, non vogliamo sprecare gasolio. Non so se si sia capito. No, volevo testare... Cioè, praticamente la Zettor ti ha ordinato di testare il trattore qua. Praticamente sì, ci hanno detto... Fateci vedere dove può arrivare il nostro mezzo. Qua in no, Pushki, facciamo Pushki. Arrivare oltre dove può arrivare. Qua in Pushki nessuno ha mai fatto un carico così. Allora è tempo di fare un carico come si deve. E allora bisogna... Adesso devo attaccare il trattore se non sanno che non si No, è scherzo. Voglio vedere se che fa. Dai, Podò, bene. Rapido. Ma Podò carica anche un po' dietro qua, perché sennò se alza... Sì, sto facendo. Si alza le rode dietro il carion, non so se mi spiego. Bene. Carica sempre in alto, però. Sì, e dopo. Ma no, beh, bisogna fare anche un ripiano un po'. Diciamo così, tiene stabile. Dai, alza che il moto trova. Tutto qua. Ah, io sono desfarto. Ma no, vieni qua intanto finché però fatti, facciamo vedere la squadra e dei arature. Ah, la squadra che nella prossima puntata, ragazzi, vedrete dedicata alle arature in coppia. Quindi sarà tutto un video da vedere. Siamo già preparati e ingrassati, puliti, lavati. Tutto pronto per partire, fatto al pieno. Prossima puntata, ragazzi, partiremo su due bestie qua e inizieremo. Sarà un disastro. Le arature in coppia. Qua sono 4 più 6, 10 vomeri. 10 vomeri, cioè in teoria ci beviamo il campo in 448. Qua fuoco, 2 Zettor, qua abbiamo 130 più 160, sì, insomma, 260 cavalli. Sarà una zona sicuramente interdetta per i piccioni. No, in teoria via l'ARPA va a monitorare. Via l'ARPA a monitorare se ne muoiono troppo pochi. Ogni andata praticamente del campo bisogna buttare 20 litri di urea dentro la marmitta, questo se... Quindi ti mette a una percentuale di urea barra gas di scarico pari al 99.9% urea rispetto al 0.01% di gas di scarico. Sì. Ok, bene. No, cioè, tanto per avere un'idea, eventualmente votino per capire quanto una gas cisterna produce, diciamo, questo è il consumo dell'urea. Bene, no, che allora magari ordino una cisterna di urea. Questo sei più urea che gasolio. Quindi, diciamo,
serbatoio del gasolio che tipo a tanichetta Le qua ruote dentro la sono piene di cabina. urea, questo sì. E tutto il resto, qualsiasi, anche all'interno dei tubolari della cabina, viene Praticamente c'è il allocata volante, l'urea. dentro il volante, anche là che c'è 1 millilitro di urea. Tanto per andare a sfruttare proprio il 100%. Vabbè, aspetta che andiamo a vedere bollire come ha messo, Non mica l'ho fatta tutta. che no, No, per, mi spereria da no. Cosa c'è che va ancora magari? qua la rimorchio. Ma togli su quei vicini a rimorchio magari, così dopo te lo sposto. Ah, Per va spiegare che bene. roba sto immigrato, madonna. Dato che non c'è Ioanni, perché prima c'era e ci controllava, adesso È meglio possiamo. non che non controlli. Adesso Che secondo me è sospensione. possiamo anche vedere il suo carrellone E dove puoi arrivare? quanto riesce a tenere. Dopo No, abbiamo un altro 6, campo, eh. 12, 18, Sì, vero. 24. Madonna di Dio. 48 balle che sta dietro. Mamma. Praticamente prima abbiamo fatto un carico a tre piani e quindi adesso riusciamo a fare stare esattamente il Vai doppio. in drio, però. Comunque abbiamo un Oh, altro muoio campo di là e dopo fieno. devi fare i vani. Abbiamo un altro Ok, campo di fieno. Io muoio. non vorrei Oh, via. andare a scaricare il Vabbè, non rischiando rimorchio appena appena. per poi ricaricarlo. Via. Quindi Tanto che mi ha fatto come è tutta da pochi metri. vedere, è tutta da vedere. Bene. Qua cosa ti manca? Due Tre balle qua? balle. Tre balle. Tre E balle e poi vai dopo ci via. spostiamo al campo 35 e ci vediamo. spostiamo, se una parola che molti Allora significa. mi correggo, tenteremo di spostarci. Ah, no, qua c'è Anche se un'altra che è una palla balla. di tipo dove metto? Sì, visto, qua c'è un'altra. Magia. Guarda che sgancio i cinghi. Carica il secondo coso. Secondo piano. Qua. Dove sgancio la cinghia? Guarda che mi sono messo male. Dai. Dovremmo fare. E ci arrivo, guarda. Secondo me, Dovremmo. catemo rimorchio da una parte, trattore dall'altra, Potrebbe baionisci. anche essere che Mario si spacca a Medara, ma. No, ma è un cacciavite come Medara, vuoi che Ah, si boh, spacchi, vabbè, no? allora. Sei un po' distruttibile. Siamo a posto, siamo a posto. Via. Ma liga, prima che c'è tutto quanto, ho paura. Sì, adesso lì sui. Ok, ragazzi, abbiamo terminato il carico. Adesso vediamo di riuscire a portare tutto a casa. Abbiamo un carico molto leggero. Devo portare i balloni anche dopo, prima manca si carichi Carico pieno. molto bene, penso c'era. Cioè, Perché se un po'. rimorchio che tende a leva, no, però. Tacchiamo 4 frecce, ma comunque più mi sito a Anche 50. tagni anche a 8 perché Anche a qua. 50. Monda con me. No, sto da fuori Ah, che le devi perché. ripiegare. Non vorrei mai. No, sei proprio i baioni che si fanno più. Ma avanti con sto K6-8. Non mi fermo altro, mi lascio più in casa, Abbiamo raggiunto una velocità di crociera. Le E balle 4 all'ora. tendono un po' verso l'esterno, 4 eh. all'ora, 100% lodo, 1800 tiri. 1200 mamma caia. Sto aumentando, ho detto. 1200 penso che Sta quando arriviamo a diminuendo, sta casa. diminuendo. È meglio cavare un po' di marce. Quando arriviamo a casa ho idea che dobbiamo rifare il motore perché. Via che sia marmitta, Senti ma so se devi sentire sangue. giri. Comunque sta procedendo, sta procedendo. Ora non più. No, procede, slitta. Penso sia stato attaccato anche il muso davanti per tirare un collo di più, oltre a differenziali, insomma, motrici, NOS, ricircolo dei gas di scarico, insomma, Il santino per sperare che i cilindri non partano Vincentino per sul aria. biscotto. Però qua 1400, sta. 1400, schermo marcia, attenzione. Dai, via. Forse sai cosa, una zavurrina sull'anteriore non guasterebbe. No, non siamo più provvisti. Ne siamo sicuro visti. Vabbè, dai, ligate con un spago e vai da paio. Ma magari raspa trattore, raspa per terra. Adesso sta Forse... No, piazzando dai, i hai copertoni controllato l'asfalto? sull'asfalto, dovrebbe aumentare la trazione. Dimmi un po' Ho sì. gli alberi, ho le frasche. Ma Dai, magari cambia comunque marcia, piega. che prima... Aspetta, ora se devo cambiare marcia, dobbiamo girare tutto male la pressione. Ti senti un grattone? No, non esattamente. Sta un Aspetta, che po' rimetto a prima. quattando. Guarda, vado a Mamma. Guarda che vedo.
Abbiamo i pneumatici del rimorchio un po' infiaccati per terra. E l'idea è che scioccherà l'altra qua poco. Un po' di retromarcia magari. Guarda che retromarcia sei. Sì, piano perché ti ritrovo a parte opposta del campo. Dai, almeno ci riusciamo a oltrepassare questo scalino. Non sta a spingermi, che da far che da su. Ciappia più larga che così. Sì, fa. Aia. No, non spingere proprio. Aia. Parte qualche piccolo lo trucchetto. Ok, sembra le ruote davanti abbiano superato. Beh, forse sì, okay, la parte difficile. Ma magari se slittare tutto qua davanti. Non vorrei immaginare. Manco, meglio che ti ordini un par di robe nuove, quattro robe nuove. Motore nuovo, un poco tutto nuovo. Meglio tutto nuovo. Oh, bene. Siamo passati sull'asfalto. Ora lo sforzo. Però se Ioani vede il suo rimorchio. No, ma è via Ioani. Non sa niente. Non sa niente lui. No, se vede sua moglie sì che sono un po' tutto da giornale. Ma magari. Vabbè ragazzi, adesso andiamo verso casa e dopo dobbiamo scaricare sempre. Tutto. Dai, siamo a 11 all'ora, attenzione. Ah, ma sull'asfalto non c'è, diciamo. Adesso H2 14 probabilmente. C'è l'attrito dell'asfalto, ma dopo no. Non ci sono problemi. Cercavo anche i bloccaggi. Il problema adesso sono gli alberi. No, il problema adesso è stare in centro strada, grazie. Perché ho visto. Madonna. Wow. Andiamo cavolo. Un po' di marzo. Andiamo cavolo. Ok, sembra stiano per arrivare. Che se è una salita sto. Sì, sto attendendo qua sulla salita di casa per concludere questa puntata un po' di gambe qua, in bellezza. Attacca tutto ciò che hai. Ma magari va grazie dei trasporti Oh, bisogna contare i beoni. Chi sei che metti moto e prepotenze industriali? Il contatore là fino a prova contraria può stoccarlo su. È ancora, sibilo. È ancora considerato rubato. Spenga. Rubato. Vediamo se ce la fa. Vediamo. Spenga. Vediamo se ce la fa. No. Vedo che si sta un po' quattando. Ho buttato solo un po' di marcia. Bene, le mattonelle fanno presa. Qualche mattonella si toglie, non c'è problema. Dai, pare c'è i caricatori, devo scaricare in modo sono scioperò. Fatto. Dai che qua le ruote hanno poca vita. Vabbè ragazzi, siamo riusciti a portare all'interno del recinto di casa il rimorchio. Adesso perché non stai passando davanti adesso bisogna estratti di scaricarle, quello là faremo di tutto perché sarà un lavoro un po' lunghetto. E niente ragazzi, io direi che anche per questa puntata è tutto. Ringraziamo qua i nostri operai. Abbiamo Lindy che adesso ha incontrato uno scalino. Dai, che fa? Una piccola difficoltà. Sì, dai, adesso lo tranquillo. Dopo molte. Abbiamo DVD, Casi e Budir. Da tutti. Perfetto. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ci vedremo nuovamente con altri video. Tenetevi pronti, come già detto, i video da Super Arturo in coppia. E ciao a tutti e alla prossima. Ciao.